Perché sta ballando? Vabbè. Guardate quanto è grande il ketchup giapponese! Ciao ragazzi, buongiorno, come state? Oggi una nuova giornata con Seba e vi porterò innanzitutto a mangiare la pizza, poi incontrerò Kumiko e poi vediamo, insomma, una giornata normale. Comunque anche oggi è giornata video, restate con me. Finalmente colazione con Marco Scotto, che ha aperto da poco Instagram, quindi andatevelo a vedere, ve lo lascio qui. Come si chiama? Marco in Tokyo. Marco in Tokyo, va bene. E io faccio colazione con una banana. Ragazzi, dopo che mi sono visto il video di Lenia Zodiaco e ha nominato Green Fandango, ho deciso di riscaricarmelo. Inoltre ieri mi sono visto il video di Lilletta che parlava delle varie avventure grafiche, quindi mi sa che mi scaricherò anche Manic Mansion. Se volete un gameplay fatemelo sapere in the comment section below. Adesso lo scarico. Bene. Non vedo l'ora di giocare a Manic Mansion. Lo giocherò in aereo mentre vengo in Italia. Ho appena accompagnato il mio amico Marco qui alla Mori Tower, che è andato a lavorare per lo Space, e ho visto che c'è come ogni estate l'invasione dei Doraemon, perché sta per uscire il nuovo film. È strapieno di bambini, cerco di non inquadrarvene nessuno, così nessuno si incazza. Ve ne faccio vedere qualcuno. Qua Doraemon con il suo Sugar Daddy. Qui c'è, vabbè, un Doraemon più classico. Qui abbiamo Doraemon marinaio, Doraemon marinaio, Doraemon selfie. Questa è, infatti, se l'ha fatta allo specchio. Poi qui c'è Doraemon lampadina, questo è Doraemon Resident Evil. Qui abbiamo Doraemon che legge il libro degli animali, bello. Qua Doraemon con il suo cane. Doraemon con la cintura, quella di Gucci. Questa invece è Doraemon che ha fatto la challenge, quella là delle labrone, sapete, ha messo la sua bocca in un tappo di bottiglia, cosa che non approvo. Doraemon e il figlio illegittimo con la faccia "no, non l'ho fatto io". Doraemon sborone, direi. Qui abbiamo Doraemon sborone, Doraemon che gioca a ping pong, Doraemon con l'arco, Doraemon megalomane, vedete, un po' Doraemon gemelle hologram, Doraemon che ha rotto il telefono su Fifi Island come ho fatto io, e adesso infatti usa questo per fare il telefono senza fili. Comunque qua c'è un museo molto importante che è il Mori Museum, e c'è sempre questa statua che mi ha sempre fatto un'impressione, di questo ragno gigante. E qua in teoria si dovrebbe vedere la Tokyo Tower, vediamo, la vedete? Ecco, laggiù c'è la torre di Tokyo, perché si può camminare tranquillamente da qui alla torre di Tokyo. Vabbè, adesso me ne vado con il mio amico a mangiare una pizza buonissima. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Restate con me. Bene, alla fine abbiamo deciso di andare a mangiare insalata perché è troppo caldo e non riuscivo a raggiungere il ristorante di Beppe. Quindi Beppe, ci vediamo la prossima volta. Questo posto è un ristorante che adoro, perché a parte che l'atmosfera nel ristorante è molto carina, e poi si può prendere tutta l'insalata che si vuole. Che io devo dire che quando sono in Giappone spesso finisco per mangiare poca verdura, un po' perché costa, un po' perché comprarla per uno faccio sempre un po' fatica. Quindi diciamo che sono venuto qua a mangiare qui. Ve lo consiglio se siete a Roppongi, è vicinissimo alla Mori Tower, quindi andatelo a provare. Vabbè, io ho deciso di prendermi il pollo, che costa solo una decina d'euro neanche, con l'insalata che posso mangiare finché scoppio, e il mio amico si prende la bistecca di spalla di porco. Non vedo l'ora, ho una fame da lupi. Finalmente un po' di insalata, guardate che bel pranzetto. Quindi adesso mi pappo tutta questa insalata per voi e ci vediamo dopo pranzo. Il mio amico Gozo si è anche preso il curry, ed ecco la spalla di porco. Porco, che è arrivata. Per chi volesse andare in questo ristorante, si chiama Rio Grande Grill, attaccato proprio alla Mori Tower, quindi provatelo se vi va. Vabbè, e adesso mi sposto a casa, che vado a girare degli altri video oggi di cucina, ragazzi. Questo Doraemon mi era sfuggito. Questo c'ha le momo, praticamente c'ha le pesche. E guardate un po' chi c'è, Kumiko. Dopo un bel po', guardate, è tornata Kumiko, e andiamo a fare la spesa perché dobbiamo farvi un nuovo video di cucina con Kumiko. Facciamo la spesa con Kumiko. Allora, stiamo prendendo l'indispensabile per fare il curry con Kumiko. Abbiamo preso una carota, una patata e delle onion. Gnocchi, corè? Tu e poi? Tu gnocchi? Gnocchi in
Gnocchi, ah no, gnocchi, garlic. Questo è l'aglio, pensavo fossero gnocchi. Ok, prendiamo la yakisoba, ragazzi, che così oggi Kumiko si fa pranzo. Anche se io in realtà ho già mangiato, però cucina per lei. Beh, alla fine abbiamo trovato la versione mignon e quindi la nostra Kumiko va a riportarlo, grazie. E prenderemo questo. Mamma mia, che caldo che fa in Giappone, non avete idea. Non costa neanche tanto, perché tutto questo pollo per meno di 4 euro. Bene, dovete sapere che quando mangio gli yakitori mangio solo il sasami, che sono questi pezzi di pollo qua. In realtà però si userebbe anche il momo, che è la gamba, e le altre parti. Però noi oggi giochiamo facile. Adesso dobbiamo prendere i pezzi di legno, i bastoncini da mettere nel nostro yakitori, sennò che gli yakitori vengono. Ci basta ancora la nigi e poi siamo posta. Guardate quanto è grande il ketchup giapponese. C'è anche la salsa bianca. Poi spaghetti mitto sauce. Questo non lo voglio provare. Ed ecco che abbiamo trovato anche la nigi. Yuppidu. Comunque l'intera spesa è stata di 15 euro. Abbiamo preso anche il mirin e il ryorishu, per, sono due mirine tipo sake dolce. E l'altro lo usiamo per lo yakitori e anche per il curry. Quindi adesso andiamo a casa e cuciniamo. A dopo. Entriamo in casa. Adesso le faccio vedere la nuova casa Kumiko, che lei non c'è stata. Questa è la casa temporanea di questa settimana. Ragazzi, questa è la cucina, come potete vedere, con la mia Sui Hanky, con cui cucino il riso. Poi qui c'è il frigorifero con un sacco di cose, i cioccolatini della Kiss. Vediamo se c'è ancora un po' di riso. Ah, quelle siamo cazzo che sto. Questo qua è il riso che ho fatto io, che ho fatto il caillou. Iru, t'avete lì? No, non lo vuole, vabbè, pazienza. Qui c'è il bagno. Il bagno che, vabbè, non è proprio pulitissimissima oggi la casa, però. La vasca da bagno di Seba, così qui è dove Sebastiano Serafini, i suoi capelli e la sua mano si fanno il bagno. Ciao. Ecco, cru. Tanto che te. Ciao. Mi hanno detto che sono dimagrito. Vi assettate ora età? Questa è la casetta. E vabbè, insomma, una casa normale, niente di... Aia! Ogni volta ci vado a sbattere contro. Mai kai cocotare. E qua ci sono le mie cose che... E oggi non è venuto a piovere. Vabbè, uia, ma due volte l'ho presa in testa questa. Non è possibile. Vabbè, Kumiko, i macaronani sono no? Vabbè, adesso che siamo con Kumiko ci rimettiamo a cucinare, che era un po' che non facevamo un video di cucina. Quindi oggi cuciniamo con Kumiko. Kyo nani tsukuru? Yakisoba to la yakisoba, yakitori e il curry. Quindi oggi facciamo queste tre cose per voi. Le vedrete nel prossimo video. Sono contento che veramente grazie a tutti per... Perché sta ballando? Vabbè. Comunque spero che il video vi divertirà. E noi ci vediamo alla prossima, allora, col video di cucina con Kumiko. Arrivederci. Bye bye. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram.